Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di tecnologia applicata alla simulazione e quindi questo rappresenta il secondo video on demand, perché? Perché mi avete chiesto tecnologia, hardware, mi avete chiesto notizie eccetera quindi consideriamolo come la seconda richiesta al quale rispondo. Allora, prima di iniziare ragazzi voglio assolutamente, assolutamente ricordarvi, e così chiama fare braining, che ci sono ben tre eventi organizzati da sim drivers ragazzi il primo in assoluto è l'imminente assetto corsa competizione the triple thrill hill se siete stati attenti ho già messo tutta la, tutta la programmazione delle live e se siete stati ancora più attenti avrete notato che finalmente sim drivers organizza il primo evento ufficiale in assoluto su iRacing ragazzi one shot gr86 con la mitica toyota 86 e saremo sul circuito di rus con gen ragazzi un circuito svedese e ovviamente dovete avere solo l'abbonamento attivo perché abbiamo scelto solo contenuti gratuiti proprio per testare vedere se riusciamo ad organizzare questi campionati e se sono assolutamente graditi e frequentati. E ultimo ma solo per numero il Mega Campionato su R Factor 2, il BTCC Mission Impossible, ragazzi, le iscrizioni sono aperte da Poco più di una settimana ci sono già 20 iscritti. Ne selezioneremo 27, ci sarà una prequalifica pazzesca e un format veramente entusiasmante, ragazzi. Quindi non aspettate. Dopo aver detto questo, mi sono risparmiato il cazziatone dal mio amico Aulo. Che a quale mando un abbraccio ed un saluto. Ho una piccola parentesi da fare prima di iniziare il video. Parlo unicamente di software e non di tecnologia hardware. Perché, ragazzi, ci sono, ci sono, tantissime apparecchiature che hanno un certo costo, che si indossano, caschi, ci sono certe. No, ma qua parliamo solo di software. E quando parlo di tecnologia e di hardware, par parlo di l'insieme di software che è sviluppato, programmini. E l'hardware, cioè il vostro pc che, che ve lo fa girare, perché potrei parlare anche del Kinect dell'Xbox che rilevava i movimenti. Potremmo parlare, ci sono anche delle barre che si si mettono sopra i video proprio per il tracking facciale. Quindi, questa è la premessa prima del video, stiamo parlando di roba che costa zero, e che l'hardware tecnicamente ve lo trovate già a casa. Veniamo a noi a questa tecnologia che si chiama tracking facciale per dar modo al vostro simulatore di poter seguire il vostro viso i movimenti del vostro viso e questo è utile a chi ha difficoltà ad utilizzare ad esempio caschi di realtà virtuale chi ha la nausea chi non lo sopporta chi non se lo può permettere o chi non ha il triple skin anche qui per questioni economiche o, una, o semplicemente questioni di spazio bene questa tecnologia ci viene incontro non è la scoperta dell'acqua calda perché il tracking facciale è utilizzatissimo anche sui simulatori di volo e non solo però devo dire la verità che quelli che ho testato io nel passato non erano molto soddisfacenti e sono particolarmente contento di fare questo video ragazzi perché negli anni passati avevo fatto un, una serie di consigli di guida per principianti in cui indicavo che bisognava guardare lontano quindi girare la testa e ovviamente ero con il casco di realtà virtuale quindi facilissimo a fare e anche con i triple screen e giustamente una persona mi ha detto Fabri che con uno schermo è difficile come si fa cioè. e effettivamente è complicato allora questa tecnologia ci viene incontro ma perché non ne ho parlato prima perché non l'ho suggerito perché le ho testate queste tecnologie negli anni passati e probabilmente dico probabilmente eh, l'hardware negli anni passati non era abbastanza eh, potente per poter seguire quello che questo tipo di software vi fa fare. In breve, avete la possibilità di farvi tracciare il viso e il tracciamento segue il movimento del vostro viso e il simulatore restituisce lo spostamento della testa a destra o a sinistra in base al movimento che fate. Un po' quello che succede in alcuni simulatori che si poteva fare di far girare la telecamera in direzione di in cui si gira con il movimento del volante. Però quel movimento lì era molto innaturale soprattutto... Non era molto coinvolgente. Quindi il tracking facciale dà questa possibilità, appunto, di poter avere questa feature, su questa, questa, questa opzione, questa possibilità. Ad oggi funziona molto bene perché l'ho testato. Proprio perché penso che, secondo me, le capacità dell'hardware sono esponenzialmente cambiate. E quindi, di conseguenza, oggi l'hardware riesce a seguire bene quello che chiedono questi software. Un esempio è. Vedete con le rtx senza green screen, ragazzi, e ve lo dimostro: senza green screen, eccolo qua, vedete con una rtx si riesce a fare. Questa cosa qua prima non si poteva quindi per fare il tracking facciale di che cosa abbiamo bisogno ovviamente un pc insomma che già vi faccia girare che ne so assetto forse un su sia sufficiente di una webcam ovviamente se è di ultima generazione va bene anche se sarete sorpresi dalla configurazione della risoluzione che è di 640x480 che, che è sufficiente assolutamente per fare il tracking facciale e ovviamente di un software in questo caso io ve ne presento due. E sono, vi do una buona notizia completamente gratuiti e sono ultra efficaci. Mi dispiace tanto perché ha, ho anche acquistato alla, eh, ci, alla modica cifra di 3,45 euro, ma non sono i soldi l'importanza in, in questo caso, qua Face Track Noir, ma non sono riuscito a farlo funzionare, malgrado io abbia seguito i manuali, eccetera. Quindi, non voglio fare il tutorial di come si installa. Se poi non funziona, non sono riuscito a testarlo. però da tutti i manuali, da quello che dicono i forum, eccetera, eccetera, sembra più efficace, quindi, noi ci soffermiamo questi due software che adesso vi presento. Il primo si chiama iTrack si chiama V071, che è questo qui di sinistra che vi ritrovate. Tranquilli, vi metto i link qui sotto in descrizione. Dovete solo scaricarli e eh, fare eh, la scompattazione con eh, Winrar, RAR, with ZIP, quindi qualcosa di molto facile. E poi avete Open Track che è questo qui con il polipetto che rappresenta la vostra faccia, in realtà, e la sequenza di accensione di avvio è questa: avvio ai track, questo qui di sinistra, ok. E dopodiché quando ho iniziato a fare il tracking posso far partire OpenTrack. Andiamo a vedere la configurazione di OpenTrack, adesso ve la faccio vedere. Come noterete, come vi dicevo, qui si seleziona la camera, e dopodiché, come vi dicevo, qui la risoluzione, quindi 640x480, è importante mettere gli FPS a 60, normalmente tutte le webcam moderne dovrebbero avere questa capacità e comunque anche a 30 frame per secondo funziona. Quindi qui lasciate standard 127.0.0.1 e la porta lascia, inserite 42.42 42 se non c'è. Il resto potete lasciarlo così com'è. Ovviamente, quando farete apply ed inizierete a fare il tracking, quello che succederà è che molto probabilmente il vostro firewall vi domanderà di eh, autorizzare appunto eh, l'uscita di bacchetti dati sulle reti locali e sulle reti eh, pubbliche voi dovete ovviamente fleggare l'autorizzazione per entrambi, questo è molto importante a questo punto possiamo parlare anche di OpenTrack che è questo qui sulla destra nelle opzioni bisogna fare unicamente attenzione all'output dove dovete disabilitare tutto tranne gli AUV perché? Perché Yov è praticamente il vostro movimento della, della vostra testa orizzontalmente, pitch è come nel gioco, il pitch è quando abbastate o alzate la testa, roll è quando piegate la testa e poi i movimenti X, Y, Z. Quindi per avere un movimento naturale di movimento sulla destra e sulla sinistra lasciate attivato solo Yov. D'accordo, fatto ciò, importantissimo quindi prima di avviare l'open track e di fare lo starting tracking su I track su iTrack che è questo qui ragazzi sulla sinistra e poi dopodiché si può iniziare lo start tracking qua ora vedete quello che sta succedendo questo che è iTrack fa il tracking del mio viso e a questo punto open track si occupa di fare il movimento da tradurre al gioco ora nelle opzioni, se voi vi ritrovate, che c'avete la testa al contrario, eccetera, ci sono delle opzioni che vi danno la possibilità di andarle a modificare. Andate qui sulle opzioni uh, UDP over network e quindi vi compare questo. Se siete girati di spalle, ovviamente il, il Yov dovete metterlo a 180 gradi perché vi dovete girare. Fatto ciò, ragazzi, vi lascio il risultato qui. Basta vedere la mia espressione. <ride> Quindi basta entrare ovviamente sul eh, simulatore che vi interessa, quindi R-Factor 2 oppure Assetto Corsa Ampedition, e non dovete fare nulla perché lo riconosce in automatico. Non ho testato su automobilista o sugli altri. Nella speranza che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un pollice in su, a lasciare un commento, ditemi che cosa ne pensate. Se ci sono altre tecnologie così che magari vi sono sfuggite, iscrivetevi al canale, iscrivetevi ai campionati, agli eventi. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio. Ciao.